Buongiorno, se vogliamo dire che è un buongiorno perché non lo è per niente. Praticamente aveva, vabbè, qua un bernoccolo perché ho dato una craniata contro la porta del mobile. Pia si è già svegliata nervosissima. Io ero qui pronta per attaccare il ferro e è saltato tutto. C'è stato un cortocircuito, scintille, e così ho dovuto chiamare di corsa un elettricista. E adesso sto aspettando che mi richiamino per dirmi se c'è posto per venire oppure no e quando possono venire, perché siamo senza corrente, quindi cercheranno di venire in fretta. E giù palanche! E però a parte quello mi preoccupa tutto il resto. E intanto stamattina sento anche l'imbianchino per continuare il lavoro perché ha avuto un po' di problemi lui, ma adesso sembra che si siano risolti, quindi vediamo per andare avanti. E intanto viene l'elettricista per sistemare questa situazione. Appena ho notizie vi riaggiorno e per il momento iniziamo questo terzo vlogging così. Allora, siamo riusciti a trovare l'elettricista che, anche se qui è un po' rotto, però ci ha messo a posto il problema che c'era. Adesso riabbiamo la luce e ha sistemato anche la luce in camera delle bambine. Scusate per il muro, ma come sapete qua dobbiamo ancora fare i lavori, anche se vi faccio vedere, qua sta venendo giù tutto. Adesso devo sentirmi poi con Poi qua l'imbianchino. durante l'affare qua si è bruciato. Eh sì, adesso dobbiamo sentire l'imbianchino per metterci d'accordo, appunto, come vi dicevo prima, così andiamo avanti. E adesso con la mamma prepariamo il pranzo, intanto che aspettiamo Giada. Thank you.
Allora, è arrivato Maurizio con due o tre cose che c'erano da comprare e vi faccio vedere. Ha trovato all'Eurospin questo gel per lavastoviglie ecologico. Ne ho ancora di quello che abbiamo preso dall'ultima spesa, però siccome mi ha chiamato, mi ha chiesto, gli ho detto prendilo perché vorrei provarlo, così se mi piace poi d'ora in poi prendiamo sempre questo qui. E questo qui costava, mi ha mandato lo scontrino, ma non me lo ricordo. Se lo trovo ve lo lascio dopo che vi ho fatto vedere le cose. Poi vabbè, abbiamo preso i pannolini per Pia, delle pile che ci servono per le decorazioni che dobbiamo mettere su. Poi ha preso due zucche di queste qui allungate che diceva Chiaretta in un video che queste qui sono più dolci e vanno meglio per fare i dolci. E quindi ne ho prese due perché ho intenzione di fare tanti dolci visto che siamo ad Halloween. Poi ha dovuto prendere i sacchetti perché li abbiamo finiti. Poi lo Scottex che è qui sotto. C'era anche quello ecologico, però mi ha detto costava 2,50 euro, quindi per il momento abbiamo tenuto questo. Adesso sposto un attimo questa roba e vi faccio vedere il resto. Intanto la mia voce se ne sta andando a fare un Allora, giro. poi ha Poi ha preso un riso Roma per fare i risotti, perché ho visto una ricetta di un risotto zucca e gorgonzola e allora vorrei andare a farlo. Poi cavolini di Bruxelles che mi diceva erano in offerta. Zucchine bianche, poi una crema per il sederino di Pia perché c'era un po' rosso, burro perché come ho visto sto facendo tanta pasta frolla quindi mi serve il burro, non c'era il gorgonzola normale ma ha detto allora ha preso questo mascarpone e gorgonzola ma noi ce lo facciamo andare bene uguale, la panna ne ha prese tre. Carta forno in fogli, ne ha prese due, li preferisco perché sono già della dimensione che mi servono. Eco invece che non avevano un prezzo eccessivo, c'erano i fazzoletti, mi ha detto. Erano 1,29 euro, mi sembra, ho letto sullo scontino, non mi ricordo. E quindi ha preso questi qui. Abbiamo, io parlo al plurale, ma le ha prese lui. Pappe per il micio, ne ha prese tre. E poi 6 di passata di pomodoro. Arrivo, 2 confezioni di mascherine per i bambini da 10 pezzi, una verde e una azzurra e basta. Adesso se trovo lo scontrino, ve lo lascio qui subito dopo.
Siamo arrivati all'ora di cena. Aspettate. Potete non gridare? Grazie. Siamo arrivati all'ora di cena e ho fatto delle per loro, io adesso mi preparo una cotoletta di soia. Per loro ho fatto le sovraccosce così in padella semplici e poi ho fatto delle patate bollite. Invece per me andrò a fare una cotoletta di soia e mangerò anche io le patate e basta. Siamo arrivati alla fine di questo vlog. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi saluto con queste bellissime sovraccosce e noi ci vediamo domani con un altro vlog. Ciao!